In questo episodio di Roma Custom Bike esamineremo la differenza tra un carburatore CV e uno a valvola piatta. Nel mio caso, un Mikuni HSR42. Io sono Custom Jazz per Roma Custom Bike e sono tornato a parlare di un argomento che emerge spesso nei forum e nelle chat di Harley Davidson. Un carburatore Mikuni con un prezzo tra i 4 e i 500 euro è veramente meglio di uno CV di serie o Stage 1? La risposta rapida, secondo me, è sì, ne vale assolutamente la pena, ma vediamo perché e come funziona, a partire dalle differenze con il carburatore originale. Ho già realizzato due video su come funziona il carburatore CV e su come ricostruirlo. I link sono nella descrizione, ma facciamo un rapido riassunto. Nel carburatore CV, dove CV sta per Constant Velocity, il cavo dell'acceleratore è collegato a una valvola a farfalla. Quando si apre, trasferisce la bassa pressione creata dal motore in una camera stagna nella parte superiore del carburatore. Questa depressione aspira la membrana collegata alla ghigliottina che, aprendosi, consente alla miscela di carburante ed aria di entrare nel motore. Questo tipo di sistema crea una sorta di effetto attenuante tra l'azione di torsione del gas e l'apertura effettiva della ghigliottina o valvola a sare cinesca. Come si può vedere dal grafico, anche se ruotiamo l'acceleratore in modo molto brusco, il sistema a membrana attenua ogni movimento della valvola, fornendo la giusta quantità di carburante perché sempre in proporzione alla quantità di pressione generata dal motore stesso. Per questo motivo si chiama Constant Velocity, perché il sistema è progettato per mantenere il flusso d'aria ad una velocità costante tra la zona di aspirazione ed il collettore, impedendo alla ghigliottina di aprirsi troppo rapidamente. Ora diamo un'occhiata al carburatore a valvola piatta, in questo caso un Mikuni HSR42. Proprio come su un CV, abbiamo tutti gli elementi di base di un carburatore. Il galleggiante che mantiene la vaschetta piena di carburante, il getto del minimo, il getto principale, lo spillo e la ghigliottina per fornire carburante al motore in tutte le fasce di giri. Infine la vite di regolazione che, a differenza del carburatore CV, regola la quantità di aria al regime del minimo. In questo tipo di carburatore il cavo dell'acceleratore è collegato direttamente alla ghigliottina. Ruotando l'acceleratore, essa si apre immediatamente alla stessa velocità con cui si ruota, senza l'effetto attenuante. Dando un'occhiata ad un grafico e confrontandolo con quello del tipo CV, possiamo vedere che il pilota ha il controllo totale sulla quantità di carburante e sulla sua velocità di erogazione, indipendentemente dai requisiti del motore. Vale la pena notare che nel carburatore Harley di serie la vite di regolazione si trova sul lato del collettore e regola la quantità di carburante al regime del minimo da miscelare con una quantità fissa di aria. Mentre nel carburatore Mikuni la vite di regolazione è situata nel lato del filtro e regola la quantità di aria da miscelare. Ma diamo un'occhiata ai pro e ai contro di entrambi i carburatori. Il carburatore CV è veramente un ottimo strumento. Con un buon kit di getti lo si può far funzionare al meglio. Ha bassi consumi perché non alimenta mai il motore più di quello di cui effettivamente ha bisogno. Inoltre, l'effetto attenuante rende la guida piuttosto comoda, con un'accelerazione e decelerazione delicate, anche nelle mani di un pilota dallo stile nervoso. Infine, i carburatori CV consentono un certo livello di autoregolazione rispetto all'altitudine e gli agenti atmosferici, principalmente dovuto al fatto che la pressione del motore è proporzionale alla quantità di ossigeno nell'aria. Ora passiamo al carburatore a valvola piatta. Il pilota ha il pieno controllo dell'accelerazione e della decelerazione della moto e già questo ti appiccica il sedere alla sella in un modo tutto nuovo. Inoltre, quando la ghigliottina è tutta aperta, non c'è nulla nel canale ad ostruire il passaggio dell'aria e carburante verso il motore. Un'altra grande caratteristica del carburatore Mikuni è che puoi regolare praticamente tutto, dalla forma e dalla posizione dello spillo ai tempi e quantitativi di carburante iniettati nel collettore dalla pompa d'accelerazione.
C'è anche un'apertura sul fondo della vaschetta per cambiare il getto principale, velocemente e senza dover smontare nulla. Con tutti i parametri a disposizione puoi veramente regolarlo nel modo ottimale per la tua moto, anche se poi la maggior parte delle Harley Davidson finisce per usare un getto del minimo da 20, uno spillo con la clip al centro e un 165 come getto principale. Non è garantito, ma consideratelo come un buon punto di partenza. Ovviamente ci sono anche alcuni aspetti negativi. Il controllo dell'acceleratore diventa molto sensibile. Quando non si vuole decollare come se si fosse in una pista di dragsters, senza l'effetto attenuante, il CV dipende tutto dal polso, sia in accelerazione che in decelerazione. Se non si sta attenti, può risultare in una guida piuttosto brusca, soprattutto per il passeggero, e poco godibile. Senza il sistema a membrana non c'è alcuna compensazione automatica per le variazioni atmosferiche di altitudine e soprattutto la slitta fa un sacco di rumore per via della differenza di pressione all'interno del carburatore durante il ciclo di combustione. Questa pressione muove la slitta avanti e indietro, facendo un bel po' di rumore. Il tipo di camma e marmitta installati possono accentuare questo processo. Detto questo, la mia opinione è che dipende tutto dal tuo stile di guida. Il mio parere, anche se considero il CV un vero e proprio gioiello, la facilità di regolazione e l'incremento in accelerazione che ottieni col Mikuni vale il suo prezzo. Devi tenerlo sotto controllo con il polso se vuoi una guida comoda e scorrevole, il che può stancare un pochino nel traffico, ma poi quando apri la manopola del gas ti rendi conto di dove sono andati i tuoi soldi. Ovviamente ha bisogno di essere regolato correttamente e per brillare davvero dovrebbe essere installato in combinazione con un buon filtro d'aria, delle belle marmitte e forse una camma ad alte prestazioni. Ma questo probabilmente lo sapevate già. Non dimenticate di dare un'occhiata agli altri miei video sul carburatore e ricordatevi di iscrivervi al canale per ricevere la notifica dei nuovi video. Io sono Custom Chess per Roma Custom Bike e ci vediamo nel prossimo episodio.